Minecraft. Bentornati sul nostro canale. Siamo di nuovo nella nostra amata Londra. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in... Sempre a caccia di posticini instagrammabile. Guardate il caffè. Che vengo a Winter Wonderland di giorno, è bellissimo. E noi siamo venuti proprio alla prima edizione. Lo zucchero filato qui viene venduto in sacchetti oppure nei secchielli. Siamo su un piccolissimo London Eye sponsorizzato da Google. Felice come una bimba. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on Christmas you can depend. You gave your presents to me. Questo ve l'ho fatto vedere un anno fa, ma guardate quest'anno per Natale. Completamente scordato di far vedere che abbiamo mangiato. Naturalmente, come la tradizione, andiamo a vedere come ha allestito il Natale di Ivy qui a Chelsea. Senza parole, è imbattibile. Sempre la fila di farsi le foto. E ce l'avrei di là, ragazzi. Il cambio della guardia. A due passi da Tower Bridge c'è il St. Catherine's Dock. Merry Christmas! Oh, 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 oh. L'uscita di oggi, ma un tempo aveva un altro nome. Queste recinzioni servono per separare i vari tifosi durante le partite di calcio dell'Arsenal. E adesso vi portiamo a vedere cosa rimane del vecchio stadio dell'Arsenal. È stato trasformato in abitazioni e uffici.
le vecchie tribune. Ma non potevano fare lo stesso anche con lo stadio del West Ham, così tanto carino. Pronti per il Christmas Jumper Day? Altro giro, altro pub. Benedict con avocado. In questo pub ci sono ancora i separatori tra... Girando tra i negozi ci sono le entrate a queste arcades, dove all'interno ci sono dei mercatini al coperto e sono l'occasione giusta per fare degli affari. Da cui hanno preso ispirazione per il film Notting Hill. Ecco il negozio dove lavorava Hugh Grant nel film. Qui è dove Hugh Grant e Julia Roberts si incontrano. E dall'altra parte della strada c'è la porta blu della casa di Hugh Grant. Marco va alla partita, io mi vado a fare da sola un bel afternoon tea. Che siamo in tema natalizio, come non citare il film londinese per eccellenza, Love Actually. Ho vinto qualsiasi cosa. La riproduzione della casa di Psycho. Tutto quello che sarei per il tè. Questo è un altro ottimo posto per fare un buon afternoon tea. La stazione di Gloucester Road ha una sezione dedicata alle installazioni artistiche. You know I love Christmas, I always will.